sono altre domande da parte vostra? Sì, c'è la sua, aspetta. Vivi Abidoli, Gothic Network. La porti tu, mi sembra magnifico. Vabbè. Poco, ti ho visto in veste di fotografo, ora ti porta il microfono. Ma io... Una donna in più. Mi adatto. Sei da là. Lo so. In questi tempi. Allora, prego. Prima di tutto i complimenti perché è un noir, rispetta tutti i tempi, la lentezza del noir, oltre ai brividi. Poi, allora, non so se il regista ha pensato a Borges e ai tempi paralleli. Mi piacerebbe averci pensato, ma... No, l'ho letto. Beh, comunque ha un po' rispettato la struttura dei tempi paralleli. Poi alla fine li ha eliminati perché lei si scopre che era in coma e quindi in realtà c'è il sogno della farfalla che ha detto il mio collega prima, cioè se l'è sognato lei, no? Poi volevo sapere se ha pensato alla simbologia dei numeri, perché la somma di tutte le doppie ore nel primo tempo fanno 5. C'è solo una che fa 4 ed è l'ultima, è quando lei prende l'aereo per Buenos Aires. Ed è un doppio di 2, che c'è qua. Di sì. Sì. No, c'è soltanto un piccolo giochino. Credo che nessuno si intende di numerologia, di alchimia. C'è Ludovica che ha detto. No, non abbiamo pensato a queste cose, ma paradossalmente abbiamo letto su Variety che loro hanno scoperto questa cosa e noi non avevamo calcolato che il... No, io l'ho scoperta da sola, non l'avevo letta su Variety. Il colpo di scena, il risveglio è un'ora, un minuto del film. È un doppio. 0-1-0. Comunque non ci ha pensato minimamente. No. Però posso dire di sì, se... No, figuriamoci. No, cabalistica fino a questo punto no. No, però è ovvio che abbiamo giocato sulla doppia ora, anche perché rispecchia comunque il doppio del film, la doppia vita di questa donna, una parte nel sogno, una parte nella vita vera. Però no, fino a quel punto calcolare i numeri... Ci sono state delle coincidenze anche sul set, anche a Venezia, 9909, insomma, o 10 alle 10 di sera, ma ce ne sono tantissime, basta fissarsi un po' in questi numeri e vengono fuori di continuo, forse dovremmo solamente cercare un po' di seguirli, un po' di più. Grazie. Prego. No, sono curioso però, se non è lunga, cosa vuol dire 5-4? Se non è lunga la spiega, se no lo facciamo dopo. Ci vuole... Grazie. Influisce gli incassi perché... È vero, il 9... Però in realtà è stato presentato a Venezia il 9, esce il 9 ottobre, tutto studiato. 9 non so cosa volete dire. C'era una domanda lì. Complimenti. Volevo chiedere al regista, agli sceneggiatori, il finale del film era stato magari scritto o previsto in una maniera diversa, perché io alla fine ho avuto veramente dei momenti di... non sapevo come sarebbe andato a finire col ballo del film, e cercavo di entrare nella testa di lei per sapere se è rimasto. Volevo sapere se... C'è stata la possibilità che il film insomma, finisse bene, che lei non partisse o tornasse a un certo punto, mi sembrava che fosse più che altro sarebbe stata una concessione ad un certo tipo di pubblico più che un servizio alla storia, perché secondo noi alla fine insomma, il percorso di Sonia, il suo non sapersi perdonare, conduceva soltanto a quella soluzione lì, a quel finale lì. E poi chissà che ancora alla fine non sia ancora nel sogno, del resto insomma vede quella foto che sappiamo a cosa ci riporta. Credo. Sì, no, che la prima stesura appunto c'era un lieto fine, ma ci suonava falso, un posticcio.
e quindi abbiamo cambiato e abbiamo lasciato questa quadratura finale con la foto, che diciamo, è l'unico momento, è l'unico elemento che non torna, in qualche modo è una sorta di via di fuga che ogni spettatore può fare sua per proiettare la sua visione del film. Cioè è un piccolo cortocircuito in un congegno in cui ben mai tutto torna, ecco. Tutto. Sì, volevo fare proprio tutto. E non ci sono porte che sbattono, come è stato scritto. Non ci sono. Ma è stato molto faticoso mettere in finale questo finale qua. Cioè, quando abbiamo fatto tutta la discussione lunghissima, che ha coinvolto il produttore, cioè, intorno alla trama del film c'è stato tutto un costante controllo, discussione aperta, senza. E a un certo punto, no, senza battaglie di ego, ma tutti cercando di trovare quale fosse la chiave migliore per finire il film. E a un certo punto ci siamo rassegnati a questo finale, non avremmo voluto che Sonia venisse, con la tristezza negli occhi. Ti favamo per lei, questo è vero, lo dicevamo prima non con retorica, eravamo tutti dalla parte, anche dalla parte di un mondo in cui uno se sbaglia c'è sempre la possibilità di riprendersi. Però questa storia qua, come era pensata, andava là. Poi il lieto fine non c'è, ma c'è, il sentimento era vero, per cui ti rimane quello struggimento lì e te lo tieni, peccato, è andata così, bastava una parola, bastava che Guido scegliesse per il momento di non fare quello ferito nell'orgoglio e dicesse no, fermiamoci, ripartiamo da qua e la storia finiva bene. Però se fosse finita bene, a quel punto l'ho detto, ma veramente ci sembrava di tradire le premesse della storia, per cui a malincuore alla fine abbiamo votato tutti per questo finale, perché era scritto nelle cose. La storia di una persona che è andata molto vicina a cambiare, c'è proprio mancato poco, forse anche il caso non l'ha aiutato, quella piccola cosa che avrebbe potuto fare Guido, eccetera. E alla fine ci piace pensare che lei comunque stia pensando a lui quando viene scattata quell'ultima foto, come lui pensa a lei in un altro fuso orario, in un altro orario in Italia, lei sta pensando a lui forse, al fatto che ha sognato di fare quella foto con lui e in quella foto, nel sogno, lei sorrideva invece di non sorride più. Nel sequel non deve tornare, perché io ci ho provato in tutti i modi a far cambiare il mondo. Cioè non vale, Il sequel con giochi infinis torna poi. Tu prima ti lamentai di vedere un remake con l'americano, però adesso, dopo tanti film in Italia, l'ultimo adesso con Capotomia, prima hai avuto Bellocchio, Salvatore, tanti altri, adesso tu stai facendo o stai per iniziare un film americano con Corby, che inizia pure il giro in Italia con Clooney, però ci racconti un po' questa esperienza tu fino all'Aquila, non stai facendo questa cosa, non sei allora racconta. No, devo farla, ma non... ci racconti come ci sei arrivato, come no. Con questa, no, questa maniera. No, perché mi hanno chiesto, guarda, non parlarne, può uscire fuori che la fai, ma insomma, immaginati, Clooney è tra gli attori più famosi del mondo, quindi immaginati tutta la situazione. Non ti dico niente, insomma. Non posso, No. Non lo so, credo. L'America. Il microfono sta arrivando. Eccolo, ce l'hai io al tuo spalle. Io, siccome appunto è una mistura di generi molto particolare, soprattutto per il cinema italiano, mi chiedevo, visto che comunque sia i pezzi sono ben congegnati, è un meccanismo di incastro che funziona, soprattutto nel finale, però mi sono chiesto qual era l'intento principale, perché durante il film lo spettatore è portato a pensare, a riflettere, anche a spaventarsi. Tutta la parte centrale di oro psicologico è passo quasi, come dire, come certo cinema giapponese, un po' horror, nel senso proprio. E io mi chiedevo qual era l'intento proprio principale degli sceneggiatori e poi appunto del regista rispetto al pubblico. Qual era la, l'intento?